La qualità dell'aria negli edifici scolastici, trascurata per troppi anni, è oggi un tema urgente e fondamentale. Infatti, una molteplicità di sostanze inquinanti ed allergiche rende molto spesso i valori di indoor air quality davvero bassi. La comparsa del Covid-19 ha accresciuto sensibilmente l'attenzione verso l'argomento. La soluzione è un sistema di ventilazione meccanica controllata che consenta il corretto ricambio d'aria evitando sprechi di energia. L'aria interna viziata, prima di essere espulsa all'esterno, passa attraverso uno scambiatore di calore e cede energia termica all'aria proveniente dall'esterno, preriscaldandola ed evitando qualsiasi forma di contaminazione tra i due flussi d'aria. Nella precedente installazione, le unità scuola VMCS 600 e VMCS 1002 sono state installate a soffitto. Valida alternativa può essere quella dell'installazione a parete all'interno di un case in legno ignifugo. All'interno del case in legno ignifugo è presente il recuperatore di calore. Lo scambiatore è intalpico, questa cosa consente di non avere lo scarico condensa. Il recuperatore di calore è posizionato all'interno di un'ulteriore porta di sicurezza per poter visionare sostanzialmente che non ci sono unità in movimento a vista, e questo a tutto vantaggio della sicurezza dei nostri bambini. Le bocchette di immissione dell'aria sono ad effetto coanda, il che vuol dire che viene garantita in tutta silenziosità un lancio parallelo a quello che è il soffitto dell'aula e soprattutto con ridottissimi livelli di rumorosità. Lo scambiatore entalpico presente in questa versione è in materiale plastico e non è in carta. È un materiale che dal punto di vista igienico è sicuramente più sicuro rispetto all'utilizzo della carta. Non c'è proliferazione di batteri o di muffe. Tra l'altro lo scambiatore è in controcorrente e non a flusso incrociato. Il tutto a vantaggio di rendimenti particolarmente elevati e quindi di consumi particolarmente bassi. Con Brofer investiamo sul futuro dei nostri ragazzi.